Napoli da oggi c'è Largo Luisa Conte. Nello slargo ai piedi della scala intitolata a Francesco D'Andrea e poco distante dal suo teatro, il San Nazaro, il comune dedica un pezzo di città alla memoria dell'attrice che fu protagonista apprezzata di decine di commedie napoletane. Questa mattina a Chiaia per la cerimonia con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessora alla toponomastica Alessandra Clemente c'erano la nipote Lara Sansone e tanti artisti, amici nella vita e sul palco che hanno voluto renderle omaggio a 26 anni dalla scomparsa. È un grandissimo onore per noi perché lei ha amato tantissimo questa città e che dire, che poi il sindaco, le istituzioni si ricordino di un artista, un esponente della cultura, significa tanto. Grazie sindaco, grazie a tutti, grazie ai napoletani che saranno partecipi a questa iniziativa. La toponomastica è il nostro modo quindi per riempire la città dell'identità, dell'appartenenza e della vitalità di un presente che trova nella memoria il suo grande punto di riferimento. Grande attrice di repertorio, Luisa Conte lavorò tra gli altri con Edoardo De Filippo e Nino Taranto. Negli anni 70, con il marito Nino Veglia, riportò il Teatro San Nazaro alla sua gloriosa tradizione popolare. È molto bello che con la commissione toponomastica stiamo mettendo a posto la memoria di Napoli, dando il giusto valore a donne e uomini che hanno reso importante il nome di Napoli nel mondo. Luisa Conte lo meritava per quello che ha fatto sin da giovane per il teatro napoletano, è stata molto amata e quindi credo che sia una giornata importante per Napoli, per le donne di Napoli e per la cultura di Napoli.